Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori. È un day after molto complicato per la Fiorentina, che è tornata comunque subito ad allenarsi per cercare di smaltire la delusione derivante dall'ennesimo passo falso. I 3 punti persi nel posticipo hanno affossato ulteriormente la fiducia dei ragazzi di Montella, mentre il Sassuolo si è messo al sicuro in classifica. Così si inizia a buttare un occhio al mercato. Anche in questo caso si registrano però delle difficoltà, in particolare per arrivare ad uno dei primi obiettivi che la società si è posta, ovvero il giovane esterno Elmas, sul quale è piombato nelle ultime ore l'Atletico Madrid di Simeone, pronto a mettere sul piatto come contropartita l'ex fiorentina Nikola Kalinic. Adesso la nuova idea è rappresentata dal giovane attaccante paraguayano Gonzales. Per Fiorentina1.com, Vincenzo Pennisi. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.